Un'attesa lunga 8 anni, periodo fatto di speranze che si sono tramutate in tensioni crescenti a causa dei ritardi accumulati nella realizzazione di un'opera fondamentale per la popolazione scolastica, per la comunità, per le istituzioni. Ma dopo le polemiche e gli out-out, le studentesse e gli studenti del liceo scientifico Masci di Chieti sono finalmente entrati nella loro nuova scuola e ora sono tutti insieme, in una sola sede. Un tempo era una caserma, ora è un istituto sicuro, colorato, accogliente, con laboratori e computer all'avanguardia, in cui mancano però ancora l'aula magna e la palestra. Grande emozione durante la cerimonia del taglio del nastro presieduta dalla dirigente scolastica Sara Solipaca, insieme al corpo docente e a tutto il personale, ha accolto i ragazzi ricordando loro quanto sia simbolica e storica questa giornata. E finalmente si avvera per noi un sogno, quello della sede unica che aspettiamo da 10 anni. In questo momento solo gioia, solo emozione, solo felicità da parte nostra. Consegniamo questo opera ai ragazzi e vogliamo che siano consapevoli di quanto lavoro, di quanta fatica, di quanto impegno c'è dietro quest'opera. Adesso siamo tutti insieme, è più facile dialogare, è più facile per i ragazzi anche socializzare, perché si trovavano così suddivisi su 3 sedi. Inizia per noi una nuova era. In una lettera inviata agli stessi studenti, il presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna, sceso in piazza insieme a loro in questi mesi di battaglie e che nei prossimi giorni depositerà un esposto contro il provveditorato alle opere pubbliche, ha ribadito quanto lo Stato lavori per garantire sicurezza e ogni condizione utile per far sì che i giovani perseguano i loro sogni. Nel primo giorno di scuola, accanto agli 800 studenti del liceo scientifico di Chieti, la consigliera provinciale delegata all'edilizia scolastica, Silvia Di Pasquale. Le istituzioni devono assolutamente essere presenti anche per celebrare le cose belle, soprattutto per celebrare le cose belle, quindi mio dovere, mio impegno da parte della provincia di Chieti, far loro un grandissimo in bocca al lupo di un anno scolastico ricco e pieno di soddisfazioni. Abbiamo fatto dei miracoli tutti insieme, perché poi la collaborazione è d'obbligo e quando le forze si uniscono si riesce a far tutto, quindi sì, ce l'abbiamo veramente fatta, possiamo essere felici oggi.